Buongiorno e bentrovati. Il nostro viaggio in compagnia degli amici di Hard Discount continua a gonfie vele e sono molto felice di proporvi oggi una ricetta che secondo me, se cronometrate, potrete fare quasi insieme a me in 5 minuti. Già sono tanti, perché oggi faremo una ricetta facile, leggera, che insomma non guasta, sfiziosa, gustosa, veloce, insomma non mi bastano le dita di una mano per dirvi le qualità di questa ricetta e quindi ci vuole più tempo a dirla che a farla. Iniziamo subito con gli involtini di zucchine, bresaola e ricotta, ma la ricotta non sarà solo ricotta. Allora, iniziamo, io vi dico subito che mi sono portata avanti e ho grigliato le zucchine, che è una delle mie verdure preferite. Le ho tagliate con la mandolina, le ho messe in una bella griglia e sono qui, belle, ovviamente si sono rimpicciolite, ma per noi va benissimo così. Il nostro ingrediente principale di oggi è la bresaola di Terra e Tesori di Hard Discount, quindi metto un po' di zucchine sul mio tagliere. E inizierò a farcirle, ma prima di farcirle, per avere tutto pronto e restare nei 5 minuti che vi ho promesso, vado a condire la ricotta. Bene, queste le facciamo dopo, vado a condire la ricotta. Questa è una ricotta meravigliosa di pecora che mi arriva proprio dalla Sicilia, sempre Terra e Tesori, e vado a condirla con sale, pepe e pistacchi tritati. Questo è il tocco che ho voluto dare, regalarvi con un po' di sicilianità. Sapete che il pistacchio da noi lo portarono gli arabi ed è uno degli ingredienti principali della nostra cucina, sia dolce che salata. Quindi anzi ne mettiamo un altro po', crepi l'avarizia. Pronti, partenza, via. Apro la bresaola. Prendiamo una bella fetta di bresaola, la dividiamo in due, nel senso della lunghezza. Se si spezzetta meglio, così non dovete usare il coltello per dividerla in due. Mettiamo la ricotta. Allora, mettiamola al centro, mi raccomando, una bella porzione generosa, e iniziamo ad arrotolare. Così, 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 voilà. Se volete potete fermare con degli stuzzicadenti. Primo involtino, pronto. Prendo un bel vassoietto di quelli che piacciono a me e comincio a sistemarli. Io continuo a farli e ci vediamo tra pochissimissimo. Questo è anche un piatto che secondo me potete utilizzare quando siete in un regime dietetico. Se avete da mangiare le proteine e le verdure, perfetto. Bresaola, ricotta e zucchina e il gioco è fatto. Ecco qua. Quello che trasborda lo mangiamo. Mi pulisco le mani e le decoriamo. Allora, aggiustiamo con un filo d'olio extravergine d'oliva bio, come questo buono gusto di Hard, proprio un cicinin. Mettiamo anche l'aceto balsamico. Qui mi permetto di mettere un ditino davanti, sennò altrimenti... Thank you.
ovviamente a vostro piacimento, se volete potete non usarlo, e terminiamo con della granella di pistacchi, che ci sta bene, colora, rende il piatto più agurioso e ci regala quel croccantino che a me, come sapete, piace tantissimo. Questa è la nostra ricetta di oggi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta con gli amici di Hard Discount.